Bimbo, tutto il giorno tu starai con Radio In. Oh, oh, hello, Bimbo, siamo qua, Bimbo. E se accendi la tua radio, tu ci ascolterai. Resta con noi, Bimbo, non cambiate, Bimbo. Tanta musica con gioia ti offriremo. Glitter People, venerdì 9 settembre, 8 minuti dopo le 11, alle voci Sara Priolo e Milvia Averna. Allora, Glitter People, siamo tornate per anno numero? Quinta stagione. Beh, quinta stagione. Un lustro. Lo capisci? Un lustro. Quanto ti è mancata la radio? Tantissimo, mi sei mancata tantissimo tu, impossibile da credere, ma è così. E poi avevo voglia di continuare a chiacchierare, informare, divertire chi ci ha seguito. Poi, come vedi, ho fatto pure un video nostro, non so se senti la parola Viper, ecco, sei tu, vipera in questo... Ah, ok, però Viper preferisco, perché allora tu sei... Io sempre, Dea signora padrona, per te, io sono la strega cattiva, tu bianca neve perfida. Io sono il tuo otaku, il tuo desiderio. Otaku? Mm-hmm. Che hai studiato? Esatto, qui non ci si ferma mai. Oggi ho studiato perché, diciamo, abbiamo tantissimi ospiti. Chi insomma ci parla di uno dei festival, come sempre ogni anno, più commentati e amati, Festival del Cinema 79, un po' di Palermo a Venezia. Il mio è il nostro carissimo amico Francesco Cospolici, timidissimo da morire. Lui che fino ad oggi non è mai voluto intervenire, ancora adesso mi sta mandando tramite un'amica comune che gli segue i social: Francesco è un po' preoccupato. Tranquillo, ma qui, a parte che tormentiamo l'umanità, non abbiamo mai mangiato nessuno. Esatto, anzi, tranquillo perché non ti trovi in studio, quindi già è una buona cosa. Sì, è Venezia. Esatto. Ben che vada, Franci, ti puoi buttare tra i canali. Ma in studio ci sarà Riccardo Orsini, confermi? Sì, in studio ci sarà Riccardo Orsini. Parliamo delle solite cose da nerd che piacciono a me, Sara. Palermo Comic Convention, chi ci sarà? Dei protagonisti, dei telefilm, delle serie cult, dei fumetti. Ci faremo dire tutto quello che riguarda il mondo un po' dell'onirico, della fantasia, delle fissazioni, perché parliamoci chiaro. Delle manie. Noi nerd siamo anche un po' fissati, a stavolta a Palermo. E poi finalmente mi fai ballare, perché è venerdì, apriamo il weekend, dobbiamo scatenarci poi con lei. Seconda parte musicale, perché mi ha scritto Yaya, Yasmina Visconti Spinnato, la DJ, la vocalist, voce l'angelo, tante volte è stata nostra ospite, ne abbiamo parlato, mi ha detto: c'è questo gruppo, sono favolosi, te li segnalo, perché dinanzi a magari un po' di piattume che c'è in giro, loro sono particolari. Io ho detto: benissimo, ne parliamo, ma insieme a te. E poi sai che io amo la musica, quindi non loro poteva sono mancare. Normal, sì, sono giovanissimi, diciottenni, dice palermitani, no, di Valdesi, quindi mondelliani, sono un po' british, un po' italiani. E mondani? Vedremo. Gabriele La Duca, uno che dice che ha il nome d'arte di natura. Ah, ok. Leggi questo nome d'arte. Blue Redman, sì. E poi Gabriele Fragapane. Fragapane, vediamo dei giovani che saranno qui con noi. Ecco. Noi siamo già in diretta sulla nostra pagina Facebook. Ti è mancato lui? Mirko Uffo Valenti, sì, anche se in qualche incubo mi pare che l'ho visto. E ritornerà. Soprattutto quando mangio pesante la sera, poi mi spunta Mirko la notte. No, ma non abbiamo detto che oggi presentiamo il numero che è già uscito di Glitter. Ah, altra novità. I gossip che c'è stato Glitter quest'estate, da luglio ad agosto, poi uscirà a settembre con le migliori feste. E allora a tra poco, i suoi gesti inconsulti che mi fanno venire la tachicardia, no, non mi erano mancati. I consigli di Radio In. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico.
classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. E-Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E-Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E-Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Passa anche tu a Sky Wi-Fi, premiata da Ookla come la rete fissa più veloce d'Italia. Ultra velocissima! A 24,90€ al mese per 18 mesi, senza vincoli. Vienici a trovare nel nuovo punto Sky in via Sciuti 68. Ti aspettiamo con tante altre novità da mostrarti. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a 1000 usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Radio In. La voce della tua città. Ci su Facebook, buongiorno, ancora Glitter People. Allora, è tornata. Normalità, vediamo qual è la normalità. Però dobbiamo dare una notizia fresca, purtroppo, no? Dobbiamo commentarla. Chi? The Queen? The Queen. The Queen. Vabbè, a 96 anni uno se lo poteva aspettare, non è che London è Bridge cosa. Is down. Però, come ti dicevo prima, nelle nostre chiacchiere pre-trasmissione, è stata una signora. È andata via in silenzio, in punta di piedi, dall'oggi al domani. Non è come tutti quelli che ti fanno vivere la loro malattia. Sì. Chissà, appunto, se era malata già da tempo, o comunque, come hanno scritto diversi giornali, già da un anno, da aprile 2021, quando aveva perso Filippo, insomma, lei è stata tutta una discesa per lei, magari proprio questo grande dolore, non si sa. Comunque lei non ha mai... pensare che sia andata via col suo... Cos'è che beveva lei, Sherry? Che cos'è che beveva sempre? Di tutto. Tipo Mirko. Però ecco, possiamo chiamare Mirko la regina adesso. Non esageriamo, lui è Orco Valenti. Però lo sai che lei non ha mai cambiato borsa in tutti questi anni? Borsa. Ho letto che non ha mai cambiato borsetta in tutti questi anni. E dice che la portava sempre presso, ma che c'era dentro? Il rossetto sicuro, l'ho letto. Mi piace scoprire questi gossip. E poi sempre colori sgargianti accesi. Proprio mi piacciono da morire i montaggi che hanno fatto adesso con Pantone, ricorda la regina, con tutte le sfumature di colori pastello. Ad esempio Vanity Fair ha fatto un montaggio video delle sue foto da oggi a quando era neonata. Quindi 96 foto. 96 foto, vabbè, a me pure 22 foto ci vuole meno. Volevo comunicarvi che non sono invecchiata neanche in questo cambio di stagione. Ah, ok, quindi sempre, allora, però dobbiamo prepararci per l'anno. Quest'anno nascerò nel 2001. No, 2000. L'anno prossimo nascerò l'anno prossimo, sì, però ora sei del 2000. Ancora del 2000, esatto. Sì, no, quello poi succederà a Capodanno. E poi altre cose, no, il rituale di Glitter, la preparazione la mattina, la lettura della trasmissione, il trucco, la sveglia che alle 10:40 mi dice deficiente, tardi esci, e quindi io mi metto in motorino. Anzi, ti dice deficiente. Sì, no, te la sono messa io, però mi dice deficiente. Comunque però commentiamo anche questa cosa della regina in radio, velocemente, e poi arriva il nostro ospite, che dici? Sì, ma intanto chiedo alla regia se Francesco Cospolici è dei nostri o si spaventava e quindi non ha mandato neanche il saluto. Ci sono dei video di Francesco, vediamo un po' una panoramica del Lido di Venezia, vediamo il saluto che ci ha mandato, e poi c'è un video fashion con lui che acconcia una divina esotica. Prima manderei il saluto, quello della gondola. Sorprendimi. Black or White, Michael Jackson, nel frattempo, perché ma ecco, Michael Jackson è un altro mito. Bianco come me. Ma questa canzone è Black or White. In questo caso, anzi, oggi non ho niente di black, ho qualcosa di white. Neanche le mutande, amore. Però tu sei nera sempre. Nera dentro. No, io sono color Capodanno. Rosse. Michael Jackson con Black or White apre la puntata di oggi 11:17, bianco nero. In sospeso avevamo il colore dell'intimo di Sara Priolo. Ma non è vero. Sì, no. È rosso di a settembre. Beh, il rosso porta sempre fortuna. Poi parleremo della psicologia dei colori. Intanto bianco nero.
Io, ma pezzo nero. Di sicuro siamo tipe decise. No, Michael Jackson mi fa molta simpatia perché il mio soprannome da quando, ho scelto di non abbronzarmi più è come mi chiamavano i miei amici. Ma amici, guardati, da sempre Michael Jackson in agosto, perché io anche io voglio essere tua amica, così sono pronta ad insultarti. Ti ringrazio. Abbiamo in collegamento il primo ospite a proposito di tendenze e di moda e di cinema. Buongiorno. Buongiorno. Meraviglia, dove sei? Non vediamo il retro, ma non volare perché capisco, forse c'è molto vento a Venezia. Sono davanti all'Excelsior. Mamma mia, lo capisci che tu sei esattamente quelli che si dice è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Sì, sì. Caspita, cioè, io direi vento in poppa, dato che ne sentiamo. Francesco Cospolici, che è un hairstyle palermitano, un punto di riferimento, sempre legato con la moda, in tanti anni sto pensando, 5 stagioni facciamo gli Sara oggi, non è mai voluto venire in trasmissione, benché invitato 1 milione di volte, perché timido, tesoro mio, però questo tuo traguardo, che è soltanto l'ultimo dei tanti nel settore della moda, andava celebrato. Moda e spettacolo, sei alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. E allora giusto il tempo di ripristinare il collegamento, così ti sentiamo perfettamente, mostriamo delle immagini, dei contributi, perché come sempre la nostra gazza ladra rubo. È attiva. Direi di andare alla musica con i The Black Eyed Peas, Don't Lie Sara. Yeah! Video, Franci, sistema l'audio e anche il video se puoi. Ragazzi, siamo arrivati, siamo qua a Venezia, al Festival del Cinema. Grazie. Ragazzi, abbiamo finito, siamo a Venezia, il mio collega Luca, la nostra collega truccatrice per Armani e noi per Fiera State. Vi salutiamo da Venezia. Ciao. Stiamo entrando all'Eccelsior. Eccoci, che meraviglia, immagini comunque social, perché le troviamo nelle sue pagine, no? Sì, sì, le troviamo nelle pagine e c'è un po' la staffetta di questa 5 giorni. Quanti giorni sono? Da lunedì, quando finisce? Sabato, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 6 giorni. Francesco, sei con noi? 6 giorni, sì, della settimana. Poi mi sentite? Noi ti sentiamo bene e ti chiedo com'è l'ambiente. Si sente che c'è il mondo del cinema riunito tutto in questo piccolo fazzoletto di acqua e palazzi storici? Tantissimo si sente, ci sono tanti personaggi sia italiani che americani, francesi. Quest'anno è l'anno del fashion blogger. Ce ne sono tantissimo, sì sì. Ogni anno sempre di più. Poi c'è stata questa proposta di 2 personaggi che hanno partecipato al Grande Fratello VIP, che ha fatto discutere, per alcuni rivoltante, come insomma. Ma perché rivoltante? Ognuno festeggia l'amore come vuole, cioè hai la possibilità di andare su red carpet. Molto plateale, certo. Ma chi li conosceva? È stato geniale. Chi li conosceva? Io no. Adesso non so chi sono, però se volessi saprei. Intanto se ne parla. Dove andarmi a cercare nome e cognome? tu c'eri quando c'è stata la proposta di matrimonio? Sì, c'ero, ero proprio là davanti e io. È stata una cosa adesso molto ci parli bella. Di quali look hai realizzato? E poi ho letto che è una staffetta che vi fanno fare, voi siete un team di 50, 50... Allora, aspetta che entriamo anche in FM, Francesco, ne riparliamo tutti insieme. Avvicinati al telefono.
Vabbè, Don't Lie, un successo del 2005 ma sempre attuale, The Black Eyed Peas, e adesso andiamo a Venezia. La bravura e la simpatia di Francesco Cospolici invece non mentono, lui non solo è molto bravo, ormai ha affermato 30 anni di carriera nel mondo della bellezza, ma è veramente uno simpatico, amichevole, ben voluto, tanto amato, e dal suo salone, che poi è un salotto perché è un piacere starci, di via Marconi, raduna un po' le signore di Palermo, ma anche i VIP. Lui c'ha sto pallino dei VIP, uno e due ci sono Ficarra e Picone, se c'è un'attrice di passaggio va da lui, a lui piace, e ci sta. Come si dice, Franci, ci bagni il panuzzo, si dice a Palermo, ci godiamo questi momenti, no? Beh. E infatti volevo scoprire, sapere quali look hai curato per questo Festival del Cinema. Ma intanto ti ho visto posare con Raoul Bova, portamene un pezzettino. Sì, torni. Magari un'intervista, una chiacchierata, un caffè. Ma vero? Allora, ragazzi, praticamente noi siamo 50 parrucchieri di tutta l'Italia. Ok. Non sono io solo che faccio tutte queste belle acconciature. Divino Vita, girate Abbiamo, in bicicletta. Siamo divisi in due squadre. Chi è che ha fatto la prima settimana? Io sto facendo la seconda. Tutto si svolge in maniera sistemata, ordinata. C'è tanta organizzazione, perché la sera prima ci mandano un'email con i lavori che dobbiamo fare. Io ora alle 11:30 ho un'attrice francese che mi aspetta all'Eccesso, che presenterà il suo film. E ci muoviamo in bicicletta e in lancia, che ma ha messo a disposizione meraviglioso, quindi ha messo a disposizione Armani 10 lance per tutti noi ragazzi. Mi ha fatto vedere una mappa che hanno con la posizione degli alberghi più importanti, dove ci sono, diciamo, le mete dove andare a eseguire le acconciature, e tu sei qua, dove devi andare qua, tipo Mission Impossible. Beh, bellissimo però. Senti, sì. Ma tu fai le acrobazie come Tom Cruise oppure? No, io sto perdendo qualche altro chiletto, perché cammino sempre in bicicletta, cioè quando qualcuno c'è un ritardo e chi è che è libero deve rimpiazzare. Perciò ci dobbiamo organizzare anche in questo, cioè dobbiamo essere sempre disponibili. Doppia certo. Esperienza allora. E poi è stata l'occasione per ritrovare una tua grande amicizia, che è quella con Ficarra. Salvo, ti abbiamo visto nelle copertine dei giornali. Sì, perché Salvo era a Venezia, la moglie era pure a Venezia, perché hanno presentato un bellissimo film, un film da vedere, perché un film molto realistico, soprattutto per la città di Palermo. Spacca ossa, Rossella Leone, meravigliosa, la dobbiamo invitare. Che salutiamo. Io volevo sapere anche i trend, no? I look che hai realizzato, quindi ma guarda, un po' per questa nuova stagione. Il look andiamo da pettinature molto semplici e lisci, che onde, e tanti capelli appuntati, tanti capelli appuntati, dalla banana allo chignon basso. Oggi lo chignon è diventato come una pettinatura liscia. Nel mondo dello spettacolo, quando tu arrivi, per essere sicuro ti dicono uno chignon liscio. Certo, per andare sul sicuro. Basso. Sì. E delle altre tendenze ce ne parli dopo. Abbiamo LP, The One That You Love. Siamo sempre su Facebook. Che siamo su Facebook, vediamo mentre parliamo con Francesco un po' di foto. Te le ho mandate, mi pare, Mirko. Ce n'è una molto bella con Aida Jespica. Ah, vabbè, lei è sempre bella. Bella statuaria. Qualcuno che ti ha deluso dal vivo? Non lo potrà dire mai. Comunque, vediamo se hai il coraggio, Franci. Sono tutte belle, dai. Certo, è normale che quando li vedi neanche li riconosci, Non è facile li riconosci quando sono truccati, che loro si mimetizzano sempre con occhiali da sole, cappellino, foulard in testa. Non si vogliono fare fermare. Ieri sera c'era Brad Pitt, che tutti lo aspettavano, anche Dio. Io lo amo. Lui è sceso dalla barca, c'era una macchina, ed è entrato direttamente in albergo, figurati, con la macchina. No, vabbè. Lui può. Ma vabbè, guarda, io lo capisco. Quando ero consigliere di circoscrizione, facevo dal mio portone al garage in mezz'ora per chiedere di spostare i cassonetti. Figurati se lasciano passare Brad Pitt. Vabbè, lui non si può trovare l'aggettivo giusto. Troppo bello, che poi è andato invecchiando alla grande. Sì, lo vedi con questo look con la gonna. Sì, però sì.
tanto, tanto, tanto importante, ma tanto grazioso, perché dopo che ha finito di fare la sfilata si è fermato, si è messa la mascherina e ha fatto a tutti gli autografi, a tutte le ragazzine che c'erano là. Si è avvicinato, no, e ha fatto gli autografi. Ecco, fatto un gesto, amoroso, così si fa. Questa è l'umiltà. Un gesto il pubblico è tutto, per chi lavora proprio con il pubblico stesso. Volevo sapere, extension sì, extension no, cosa è cambiato? Se allora, ti dico la verità, mi aspettavo tante persone con extension, ma invece in realtà molto poche. Ah. Molto poche, sì. C'è questa tendenza dell'extension di nuovo, sì. Però io ho visto che poche persone avevano la session. Ah, io ho visto appunto Sofiko Degoni, quella di cui parlavamo prima, della proposta di matrimonio, mi sembrano extension, no, poi non so. No, non so. Allora, sì, era una coda e poi sopra la coda, perché lei aveva i suoi capelli, hanno messo una coda molto lunga, ma non era una session, era solo una coda, Che tempi hai? Coda. Che tempi hai nel frattempo? Franci, tu ce l'hai altri 5 minuti per noi o devi scappare? Tre minuti, ragazzi. Tre minuti. E allora rientriamo in FM, così ci salutiamo e non lo so, ci dici la tua emozione alla fine. LP alle 11.28, sempre con noi in collegamento da Venezia, Francesco Cospolici. Intanto, quanta timidezza hai e quanto ti sta venendo forte questa intervista? Solo per me, vero? Brava, tu lo sai, tu mi conosci bene. Sì, no, ma infatti mi vengono i nodi alla gola. Commentavamo con Sara. Non capisco il motivo. Noi non ci conosciamo personalmente, però ci conosciamo in tanti anni che ti abbiamo lo stesso, invitato, vero? Io ti conosco perché ti seguo. Sì, che ti stai convincendo, ma non si poteva non celebrare questo appuntamento. Sei emozionato rispetto che so alle campagne con Dolce Gabbana, dove comunque tu già hai avuto il tuo ruolo. Ti dico la verità, io non facevo questo tipo di attività, Venezia non l'ho mai fatto, è stata una cosa bellissima, però ho fatto, come tu sai, Milano, Collezione, Piazza di Spagna, e diciamo che è la stessa emozione che non provavo da tanti anni, perché mi sono dedicato ai shooting fotografici come quello di Dolce Gabbana, come The Bridge, come tanti altri marchi nazionali e non nazionali. Poi qua sei tu con le allora, tue mani, questa, cioè non con i tuoi 15 personaggi di staff, con la tua arte. I miei parli del mio personale? Eh sì, perché qua sei tu, la tua persona, come all'inizio, loro il sono, tuo brand. Loro sono unici, proprio unici, perché ognuno di loro è determinato e lavora con amore. Stanno facendo, penso, il tifo per te mentre sono... Un artista deve lavorare con il cuore. Nel tuo headquarter. Francesco, allora noi ti facciamo tanti in bocca al lupo, divertiti, perché ci saranno anche momenti di divertimento, immagino. Sì, la sera, soprattutto, quando andiamo a dormire. E bravo! Che bello! Beh, complimenti, goditi questi giorni, queste ultime ore a Venezia. Quando vuoi vieni di persona, così vinci al 100% la timidezza, perché guarda... Sono stato bravo questa volta. Bravo! Io ogni tanto mordo, ma mai te. Al massimo da un pizzicotto a Sara. Oppure anche a Baia non morde. A chi hai detto cane? un proverbio. Ciao. Bene, grazie. Grazie, grazie. Complimenti. Torniamo dopo la pubblicità. Locca della Laguna! Con i consigli di Radio. Immobiliare che mancava. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com.
Nonnino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Nonnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Nonnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Un luogo senza tempo, un panorama mozzafiato sul mare, i colori intensi della caletta di Sant'Elia. Preparati alle emozioni con Escambré, dove la cucina di mare mediterranea, la pizza napoletana e le atmosfere da lounge bar si incontrano. Escambré, caletta Sant'Elia, via Torre 6. Preparati alle emozioni. Per info e prenotazioni vai su www.escambré.it o chiama il numero 345 44 63 076. Radio In. La voce della tua città. Siamo dentro all'interno della diretta Facebook. I prossimi ospiti sono già qua. Vedi che brava la gente, che è puntuale. Adesso passiamo, cambiamo argomento. Siamo stati a Venezia alla mostra internazionale del cinema. C'era Brad Pitt, so che mi aspetta da ieri. No, io è anche mio, ce lo dividiamo. In ritardo. Questa cosa facciamo un giro. Avevo questo appuntamento con Sara, capito? Già ho ritardato il primo venerdì di settembre, non c'ero. Ora sto secondo lo dovevo fare. Sto arrivando. Ecco perché hai questo abito. Sì, ma infatti poi ci andiamo a fare la comunione dei figli. Dei beni. Sara è carina, è il primo giorno che mi vede dopo tanta attesa, un mese passa, mi ha detto questa abito è da comunione. Volevo capire se era un complimento, amica. Sì, perché sei piccola, no? La comunione si fa 10 anni. Mia. Va bene, cambiamo argomento. Palermo Comic Convention. Noi nerd, perché io sono nerd, lei è un poco influencer, però pazienza, ce la teniamo. Senti, Glitter, il giornale influencer. Abbiamo, è bravo, te l'ho rubato il ruolo. Amiamo questo genere di incontri che celebrano le fissazioni di noi amanti delle serie, dei fumetti, di ciò che c'è di seriale, dei videogame. Riccardo Orsini si occupa della organizzazione di questo evento. Solo a Palermo o segui tutto il filone? No, tutto il filone no, ne seguo qualcuno in più di Palermo, però principalmente mi dedico a Palermo. Avvicinati un po' per l'inquadratura, leggermente. Okay. Questa idea dei aspetta, come si chiama? Comic-Con. Nasce dai Comic-Con, che sono negli Stati Uniti. Io sono una fan accanita di The Big Bang Theory, che praticamente ormai ce l'ho come dose di distrazione quotidiana. E il Comic-Con è un festival dove vanno gli appassionati di questo genere e si incontrano non solo tra di loro parlando degli argomenti preferiti, ma ci sono gli ospiti che vengono presi dalle serie. Qua in Italia quando ha attecchito, secondo te? Ma secondo me in realtà ha attecchito diversi anni fa, secondo me almeno una ventina di anni fa, ma ci sono manifestazioni che hanno anche date più lunghe, solo che il dove, fenomeno... ad esempio Perugia, dov'è che sono al centro Italia? Vabbè, Lucca è la più famosa, che già ha tanti decenni alle spalle, sì. Poi nell'ultimo ventennio diciamo che questa cultura prima era un po' più di nicchia, è diventata mainstream con il cinema che ormai attinge tantissimo dalle scenografie del fumetto. E a tutte le serie TV, moltissime sono state ispirate al fumetto e tantissimi ovviamente attori famosissimi che hanno interpretato per personaggi supereroi del mondo del fumetto. Noi ci siamo visti cosa. Almeno 5 anni fa forse. Sì, certo. Il tempo è volato. tra le star che sono state presenti in Sicilia io ricordo quella di Streghe. Sì. Olly Mary Combs è stata cioè nostra ospite 2017-2018, ne abbiamo avuto anche Tom Hopper, Lucy Lawless, Kevin McNally di Pirati dei Caraibi, e quest'anno ci sarà Mario Della Rosa della Casa di Carta. Casa di Carta, io non sono riuscita ad andare oltre la prima puntata, però è un cult ormai. È una delle serie TV ma che è molto soggettivo il discorso delle serie. Cioè meno male, nel senso che ormai le fanno veramente per ogni gusto, ogni espressione, ogni interesse. E la Casa di Carta, però, tra quelle di Netflix è stata una delle più seguite. Eh sì, sì. Entriamo in radio. Pink con Try alle 11.36, voltiamo pagina da Venezia, torniamo a Palermo e non solo, parliamo di Comic-Con, parliamo di Comic-Con alla siciliana, all'italiana, cioè queste convention che riuniscono gli appassionati dei fumetti, delle serie TV, dei videogame, di tutto ciò che c'è di seriale e che la fantasia, dove la fantasia mette lo zampino, c'è sempre un po' di fantascienza, un po' di horror, un po' di...
fantasy in genere. Ma infatti è corretto dire, a noi piace anche utilizzare questa locuzione, che è Palermo Comic Convention è il festival della cultura pop, perché poi fondamentalmente abbraccia tante di quelle tematiche che ormai relegarla soltanto al fumetto sarebbe quasi limitativo per... Ed è la Palermo Comic Come Convention. Si chiamano le sfilate quelle dei... cosplay. I cosplay ci sono stavolta? Certo, ah, ci sono due gare, una venerdì, una la domenica, insomma sarà... molto molto niente salto. La devo portare la Lulu a vedere cosplay. Certo, magari si appassiona anche di questo settore. Sì, ma loro tutti i bambini che essendo non sono figli dei genitori ma di YouTube hanno una tendenza a seguire tutto ciò che è strano o figlio della fantasia, quindi mia figlia ha soltanto 11 anni ma già li conosce quasi tutti. Ma io direi meno male, cioè nel senso con sì, con l'avvento dei social network e dei canali web è chiaro che i ragazzi di oggi, i giovani di oggi, si riconoscono molto di più, però c'è anche tantissima lettura di fumetto, c'è tantissimo gioco da tavolo, quindi immaginazione, gioco di ruolo, e questa cosa secondo me fa pensiamo all'altra bene. Serie Netflix che ha sbancato l'umanità proprio, Stranger Things, sì. Con Dungeons and Dragons, con esatto. Queste maratone. E da noi ci saranno degli appuntamenti legati a Stranger Things, sia in area games, quindi in area gioco da tavolo, sia in area palco. Faremo un tributo a Stranger Things in elettronico dedicato proprio all'ultima serie con canzoni della musica rock strafamosa. Pensa che l'altra volta sono andata a un pranzo in famiglia, mia nipote aveva 11 tatuato qua, con la penna perché sennò okay. Le spezzavano le ossa, però ora ci vuole spacca ossa il film di Picarrificore. Per te è perfetto, già il titolo. Comunque torniamo dopo il prossimo pezzo per parlare di tutte le curiosità. Andiamo poi anche alla logistica, perché qua stiamo parlando in astratto, vediamo a Palermo dove siamo. Litfiba. Quindi la musica rock è il genere per eccellenza di questo, cioè del settore, no? Ma i generi sono tanti, però un po' di più. Abbiamo notato che una stragrande maggioranza del pubblico è appassionato di musica rock indipendente, insomma, quindi... È legato anche un po' agli stessi costumi, magari a... Ma non lo so bene se c'è... Qual è il legame? Fatto sta che comunque i rocker storici, pensiamo ai Kiss, magari sono tra quelli che si sono sempre mascherati un po' di più. Iconici. Esatto, sì. Magari riprendono o magari aiutano a essere, diciamo, degli appassionati, però secondo me non c'è un nesso chiaro. La musica, se è bella, viene seguita, dico. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, l'origine anche di questo mondo, cioè nasce dall'altra parte... Nasce sì, nasce in America comunque il fumetto, anche quello europeo trae spunto sempre dal fumetto supereroistico americano, poi ovviamente si allarga ai manga, che sarebbe il fumetto giapponese, quindi ormai diciamo che la commissione tra i due mondi è veramente veramente, cioè si fa difficoltà a trarne una linea, però hanno comunque delle istruzioni completamente diverse. Nasce in America e poi noi europei, diciamo, lo abbiamo importato e fatto anche un po' nostro, con tantissime bellissime pubblicazioni italiane, europee. La Francia ad esempio è un paese molto attivo sotto questo punto di vista. La rivincita dei nerd, tutto quello che era considerato la cultura popolare una volta era soltanto, che ne so, quella che ostentava la bellezza, l'apparire, la perfezione. Io penso alla tradizione americana, alla cultura americana, da dove nasce tutto. Sono loro quelli più recenti che hanno reso quello che è recente popolare. E quindi io immagino che prima era lo sport, primeggiare nello sport, primeggiare anche nei concorsi, ed era di nicchia, quasi nascosto, il culto di determinati libri, fumetti, eccetera. Poi è diventato invece fenomeno di massa. Ma secondo me è stato con l'allargarsi di tutti i fenomeni di trasmissione mediatica, cioè nel senso, prima me. Diciamo l'influencer degli anni 70 era Pippo Baudo, cioè nel senso, ma cioè la trasmissione era... C'erano due, e radio poi, e televisione. Esatto, c'era anche oggi. La grande novità della televisione, quindi poi a colori, e quindi già il fatto di averle, i primi programmi erano una novità stessa proprio, e quindi i personaggi che nascevano in quegli anni. Mentre oggi si parla, infatti io spesso oggi la televisione non è come una volta. Esatto, no, abbiamo veramente tantissime... Si è
creato il mainstream, cioè sì. Hai televisioni, i servizi, web, esatto. Hai canali web, hai i social network che, cioè, che ormai fanno le dirette, quindi lunghe dirette con i loro canali, e quindi sono microbolle, e quindi ci sono piccoli influencer. Manco nella storia della pubblicità, perché diciamo il mio settore, cioè prima gli slogan appunto in TV avevano un successo pazzesco, proprio ora sono i meme quelli ora che in TV, beh, la pubblicità è normale che ci sia, ma non è più come una volta, ecco, prima c'era la grande novità. Sto dicendo una sciocchezza, ma hai presente la bambina che dice nonno Pino come sei carino? Non è mai andata in televisione, però tutti dicono nonno Pino che sei carino. Radio. E a proposito di musica, abbiamo scoperto, cioè pare essere la musica rock il genere di tendenza, sì, comunque che si lega perfettamente al mondo tra i generi. Il mondo dei nerd, che si può dire ormai, non è sbagliato, qual è la definizione giusta? Della parola nerd? Ma io non ho mai dato un'etichetta a nessuno nella mia vita, a me piace sempre definirli appassionati, diciamo che nerd è più un dispregiativo, che però sì, è stato utilizzato, vabbè, oggi è assolutamente alla moda, oggi, cioè, è alla moda, è quasi normale, cioè, e tra l'altro il mondo del gaming è in ascesa. Assolutamente sì, ormai tantissime aziende si stanno fiondando su quel mondo, ma perché? Però guarda, giovane di modesta prestanza fisica e dall'aspetto insignificante, molto carino, che compensa la scarsa avvenenza e le frustrazioni che ne derivano con una passione ossessiva e una notevole inclinazione per le nuove tecnologie. E qui ovviamente la nostra giornalista pronta con diciamo questo non è molto molto infatti non è proprio una definizione bella, diciamo, però a me non, cioè, non interessa come, ripeto, cioè etichettare le persone appassionate. Vabbè, di questo nerd, mondo. Nerd ormai è il bacchettone, quello studioso, quello intelligente, quello con dimestichezza con i computer. Nerd è più, cioè insomma l'intelligenza ormai va di moda. È meno male. Parliamo appunto di Palermo Comic Convention. Dove siamo? Allora, sarà quest'anno, ormai ci siamo, se mancano pochissimi giorni, dal 15 al 18 settembre, cantieri culturali della ZISA, praticamente li abbracceremo pressoché tutti, dalle 10 del mattino fino a tarda sera, ci saranno spettacoli, appuntamenti, incontri con centinaia di ospiti e tantissime, tantissime attività, divertimenti, insomma, veramente un palinsesto ricco, ricco di eventi. Ma c'è Cristina D'Avena? Assolutamente sì. Ma tu lo capi? È che lei ha 12 anni, quindi non lo può sapere. No, ma prende un pubblico. Lo so. Cristina D'Avena, quant'è che non ci sono più cartoni animati cantati da Cristina D'Avena? E intanto è ancora icona. Posso dire, l'unica vena che piace a Mirko Favalenti. Ma sarà per le tettone, Mirko. Ma Cristina D'Avena tra l'altro ha un record, adesso non vorrei fare una gaffa, ma sono abbastanza sicuro, ha un record che nessuno conosce. È l'unica donna che in Italia ha superato Mina per pubblicazione di singoli. Vabbè, sì, avvicinati. Per pubblicazione di singoli, quindi certo. È un artista straordinario. Poi negli ultimi anni, diciamo, sono cambiate le dinamiche. Prima l'Italia è famosa, vedi Cristina D'Avena, per aver ridoppiato, riscritto le sigle TV. Oggi non si può fare più perché fondamentalmente il mondo asiatico, ad esempio, da cui provengono il 70-80% dell'animazione italiana, ha deciso che le sigle devono essere quelle originali, e infatti noi oggi ascoltiamo le sigle originali, quindi Cristina D'Avena è diventata un'icona, perché comunque ha attraversato, credo, 3 generazioni di ragazzi. È rimasta degli anni 80-90 icona alla pari di Sabrina Salerno. Mirko felice. Sì, ma no, sono Mirko, lo so che il tempo, anzi, poi siamo 13° piano, puoi bucare. Devo dire che ad oggi sono tornata ancora più in auge. Sì, perché comunque secondo me alla fine accompagnano. Io ho scoperto una cosa che non credevo, cioè accompagnano anche le generazioni di oggi tutte queste sigle TV, cioè è come se fosse la musica, il revival degli anni 90, se la musica dance anni 90 in genere. Io l'adoro, però mi sono arrabbiata moltissimo quando hanno cambiato Lady Oscar. Oh, Lady Oscar, le camere, la prima, e poi Lady Oscar, una battaglia, insomma, non è mai piaciuto. Ma perché come anche me, quella dei puffi. Io, ma ne hanno cambiate diverse, i Pokémon, Cavalieri dello Zodiaco, ne hanno fatte veramente tantissime. Non ho mai saputo onestamente il perché mutassero le sigle TV. Dentro la mia testa ci ho trovato una logica, cioè nel senso magari le aggiornavano alla moda musicale del momento. Per renderle più popolari, sì. Più accattivate, sai, Mediaset
prima ancora di chiamarsi Mediaset, rendeva l'italiano medio anche più basso, quindi doveva dargli quello che voleva, per cui la sigla doveva essere in un italiano che doveva capire. No, ma diciamo che quel percorso di cartoni animati su Mediaset credo veramente che abbia formato tutti. Cresciuto. Se anche perché, amica mia, noi non è che avevamo poi il cellulare. Esatto, con Giorgio Mastrota. Quanta storia. Abbiamo la musica, Biagio Antonacci, Ti penso raramente. Siamo su Facebook per 3 minuti e poi, esatto, mi chiamano, così mentre richiamerò dopo. Sono in diretta. Non lo so. Vediamo, andiamo scorrendo qual le è altre. Il tuo cartone preferito? Il? Tuo cartone preferito. Ma io sono rimasto molto legato ai Cavalieri dello Zodiaco, più a quelli un po' più vecchi, che Nil Guerriero, cioè a me non lo so, magari piacevano, diciamo, di recente l'unico a cui mi sono legato è stato Dragon Ball, ma ero molto legato alle cose magari violente, non lo so perché. Sì, da maschietto. Vabbè, ma Dragon Ball è tipico per però voi, sì, cioè, Ramma no? Mezzo, a me piacevano, diciamo. Non lo conosco. Sono nelle tue corde, Mirko? Però di Pokémon Dragon Ball no? A me piace. Ken di Barbie? Creamy? Kiss Me Licia? Dovremmo, ecco, Licia dovrebbe fare una campagna marketing. Io ricordo quando uscì l'ISDN, quindi la connessione internet leggermente più veloce a 128k. Io passavo le notti a scaricare le versioni originali sottotitolate sull'allora Napster. Poi, insomma, parliamo di 25 anni fa. E allora, io leggo gli ospiti, tu mi dici chi sono. Cristina D'Avena, anche i bambini lo sanno. Zainab Fasichi. Zainab Fasichi è un'attivista illustratrice marocchina che sarà una delle nostre ospiti d'eccezione. Lei è stata tra l'altro citata dal Times nel 2019 insieme a Greta Thunberg come le personalità che influenzeranno il mondo nel prossimo decennio. Noi l'abbiamo invitata perché da marocchina lei ha parlato di sessualità all'interno delle di erotismo in realtà, non di sessualità, all'interno delle sue illustrazioni. Ovviamente in Marocco si è scatenato, diciamo, un putiferio, ma ha fatto, diciamo, il giro del mondo come libertà della donna, e noi l'abbiamo invitata per parlare liberamente delle sue tematiche, ed è molto molto brava. Ci sarà anche una mostra di Zainab Fasichi, quindi siamo veramente orgogliosi di ospitarla. Mario Della Rosa, l'abbiamo detto, Mario l'ispettore della, Rosa, della Casa sì. di Carta. Barbara Canepa. Barbara Canepa è l'autrice del nostro manifesto. Famosa, che non abbiamo. Ce l'abbiamo il manifesto. Abbiamo qualche altra mandato. Foto da fare. Sui social. Vedi se ci sono foto. Tantissime cose. Presenta Barbara Canepa. Questo è cos'è? Ci sparano? No, no. Star Wars. No, no. Questa è, diciamo, un'immagine di repertorio, va. E l'immagine presenta fondamentalmente un'eroina che sbarca a Palermo insieme a dei mostriciattoli in stile giapponese. Lei si chiama Chloe, abbiamo dato anche un nome, ci accompagnerà per tutto l'evento, lo sta raccontando insieme a noi. Quindi anche il protagonista del manifesto, cioè disegnato da Barbara Canepa e Rigano. Giovanni Rigano, che era il prossimo ospite che avrei letto. Esatto. Avrà anche lei come protagonista la donna, ma la donna è molto centrale in questa nuova tematica di Palermo Comic Convention. E Palermo come è vista? A livello di manifesto, sì. Cioè dentro il manifesto, è come se sbarcasse la supereroina. Palermo è stilizzata, sì, sì, sì. No, è, diciamo, ambientato ai quattro canti, quindi si vedono, diciamo, i frontoni. Ma allora lo prendiamo e lo mostriamo. Dopodiché leggo Shadia Rodriguez. Shadia Rodriguez. Ah, lei pure. È una cantante di musica trap molto, molto, che piace moltissimo ai giovani. Io sono una trappista famosa. Esatto, ma anche lei in realtà ha scritto anche un libro con Mondadori dove... Scherzo! Anche lei viene da il Marocco e racconta fondamentalmente la sua differenza fra l'Italia e il Marocco. Pubblicità, torniamo tra poco con l'ultimo intervento. I consigli di Radio In. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Passa anche tu a Sky Wi-Fi, premiata da Ookla come la rete fissa più veloce d'Italia. Ultra velocissima!
A 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli. Vienici a trovare nel nuovo punto Sky in via Sciuti 68. Ti aspettiamo con tante altre novità da mostrarti. Pizza 1 è sicuramente il posto perfetto per una pausa pranzo o cena American style. Oltre ad essere il riferimento ideale per uno spuntino a notte inoltrata, magari dopo una serata movimentata nella movida palermitana. Antipasti, primi piatti, insalate, panini, schiacciate e naturalmente pizza dai vari sapori. Pizza 1 New York Style Fast Food vi aspetta a Palermo nella sua nuova location di via Cesareo 14 a due passi da Villa Sperlinga. Per Gambero Rosso sono prelibatezze da gustare a qualsiasi ora. Per chi ancora non lo sa, la 12ª nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12ª nota, per noi di Radio Inn, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a mille usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Ciao gelato, la dolcezza a casa tua tutte le volte che vorrai. Della tua città. Eccoci su Facebook per 3 minuti e poi battute finali sempre con Riccardo Orsini. E allora stavamo ci siamo facendo dimenticati di qualcosa, l'excursus degli ospiti. Okay. Abbiamo detto Cristina D'Avena, sbrodolare Mirko Scicoli. Poi Zagreb, l'abbiamo detto. Aspetta, no? Malena. Esatto. Malena, sì, sarà un ospite Mondadori, presenterà da noi il libro. Mirko è già arrivato, Shadia, cioè dorme lì, mostra le tette. Malena conosco un personaggio della letteratura, invece Balena. Invece? No, è la pornostar. Esatto, per questo, oh! Dice, per questo dicevo Malena, è famosa. No, ma tra l'altro farà un'intervista a Il Baffo chi è? Il Baffo è un illustratore, diciamo, molto molto famoso. Che performance fa Malena? Non ho capito, ti ho interrotto. Presenta il suo libro. Ah, il libro, Mirko, presenti il libro. Vabbè, Il Baffo. Sì, Giulio Mosca è un illustratore, diciamo, cioè molto famoso. Leonardo Graziano, un doppiatore strafamoso tra i ragazzi, perché ha doppiato veramente tantissime, tantissime Noi abbiamo voci. Avuto ospite Glitter People dei pezzi di nerd, Mirko Cannella, che è non dei pezzi di nerd, i pezzi di nerd, detto così. Un doppiatore famoso. Mirko, sì, della Casa di Carta. Della Casa di Carta e anche di Stranger Things. Sì, bravissimo. Poi c'è Leonardo Graziano, Bob McLeod. Bob McLeod è un fumettista americano, quindi viene direttamente dalla patria. Don Alemanno è un altro fumettista italiano, fumettista youtuber italiano. Ma quanto tempo prima li avete Ciccio Merrino? Contattati? Ma li contattiamo. Ciccio Merrino è uno youtuber molto molto famoso, anche ormai va anche su Twitch. Vedi, ci sono tante Twitch è perfetto realtà. Per il gaming, tutti questi settori. Cos'è Twitch? Lo so, però Twitch. Per ora ci sono molti... Secondo me, spelling? Ti do il secondo me, Twitch. 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 È secondo me la piattaforma che decreterà la morte della televisione nel mondo. È un mio personalissimo Aspetta, pensiero. Quando facciamo queste cose dobbiamo fare educational, mettere l'hashtag. Vedi, ci dovrebbero essere gli effetti. Ma potrei già moltissime piattaforme, fa famosissima, la CNN e la BBC hanno il proprio canale Twitch. Oddio, mi devo studiare pure Twitch, che stress, avevo imparato ora TikTok.
Ma TikTok è imprevedibile. Con la Jalappas tu lavori su Twitch? Mia, sì, si allarga, sì, come, sì, un pazzo. Sì, 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 sì. Ma venire a posto dell'ospite, parliamo solo di te. 1-1, palla al centro. Concludi sempre centro le nostre conversazioni con questo titino medio. Ma poi è così corto. Radio, radio che è meglio. Senza limitazioni comincia il countdown verso Palermo Comic Con. Radio! 11.57 sempre con Riccardo Orsini e resta, diciamo, non so, ancora c'è, ancora resiste tutto quello che stiamo facendo in questa mezz'ora. Però appena esce chissà che dirà questa gente è pazza. Esatto. Allora, da giovedì 15 a domenica 18 settembre ai cantieri culturali alla ZISA, la Kermesse Palermo Comic Convention. Materialmente come funziona? Da che ora a che ora? Dalle 10 fino alle 11 mezzanotte, ogni giorno. È una full immersion nel mondo di serie TV, cartoni animati, cosplay, videogiochi, giochi, incontri con tantissimi. Tu hai presente il cartone animato, anzi il libro Pinocchio, quando le rapiscono a tutti i bambini e li portano quel... Sì, 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 nella... sì. Mi sembra sempre questo. No, invece la cosa bella che a me riempie veramente il cuore e gli occhi di gioia è vedere intere famiglie, da grandi a piccini, adulti, gente anche un po' più avanti con l'età, che si divertono per 4 giorni, stanno lì e si tolgono di dosso tutte, cioè, le... Quanto costa il biglietto e quello speciale Guardoni quant'è? Allora, 10 euro il giovedì e venerdì, 12 euro sabato e domenica per l'eventuale concerto di Cristina D'Avena, che è l'unico spettacolo che ha un ticket aggiuntivo, è in aggiunzione al biglietto d'ingresso a 7 euro. E ci sta, e ci sta. Ma stiamo parlando pure con te, ti coinvolgiamo. Guarda che poi ha la magliettina dei Nirvana con lo smile morto con la lingua di fuori già da bombo sostanzialmente. Ricordiamo le pagine e insomma tutto quello che biglietti li possiamo trovare su liveticket.it. Il programma sarà a brevissimo lanciato sui nostri canali, sarà pubblicato, ma tutti gli ospiti e gran parte delle nostre attività già le troviamo sui nostri social, Instagram e Facebook. Un bacio a Francesco Tarantino, addetto stampa. Esatto, e caro amico stampa. E buon divertimento. Grazie, ci vediamo giovedì. Bene. Giovedì. Ciao Riccardo, grazie. Ciao, grazie a voi. E con te come si conclude, insomma, la prima ora di Glitter People, la seconda dopo il notiziario. Musica. Radio In, Radio In. News. Radio In. News. Ben trovati dalla redazione. La Gran Bretagna e il mondo intero si preparano a dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta con un cerimoniale che durerà 10 giorni, fino alle esequie solenni nell'abbazia di Westminster, la sepoltura nella cappella reale di St. George nel castello di Windsor. Questi, secondo quanto riporta il Guardian, alcuni dei passaggi chiave del cerimoniale scattato il giorno del decesso della sovrana e indicato come D-Day, con le bandiere delle residenze reali, quelle di Whitehall e di altri edifici governativi abbassate a mezz'asta, i siti del governo listati a lutto, le campane che hanno risuonato tra il minuto di silenzio e i colpi a salve a Tower Hill e Hyde Park. Abusi sessuali ai danni di uno studente di appena 12 anni è quanto viene contestato ad un insegnante della provincia di Benevento, nei confronti della quale la procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP gli arresti domiciliari. La docente insegna in una scuola secondaria di primo grado. Le indagini sono scattate alla fine dello scorso mese di marzo, dopo la denuncia della preside seguita da quella dei genitori della giovanissima vittima. Sono almeno 8 i migranti annegati e 12 dispersi, tutti tunisini, nel naufragio al largo della Tunisia di un'imbarcazione diretta verso la costa italiana. 17 invece i migranti tratti in salvo, in corso le ricerche di eventuali superstiti. Intanto altri 54 migranti, tra cui 30 minori non accompagnati, sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Rise Above e poi trasferiti sulla nave CI4, che ora ne ha a bordo 129. Parcheggio allagati nel nuovo palazzo di giustizia di Napoli a causa del violento nubifragio che si è abbattuto in città. La pioggia fitta e battente è filtrata negli spazi sottostanti il tribunale partenopeo che si trova nel centro direzionale. Molti gli allagamenti anche in altre zone della città per l'abbondante pioggia caduta stamattina. Traffico in tilt e rallentamenti a causa delle strade invase dall'acqua uscita dai tombini.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia. Per l'attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 3.250.000 euro. Lo sport: l'Italia vince e convince nell'ultima gara del girone degli europei di basket, disputata al Forum di Assago. Gli azzurri regolano la Gran Bretagna con il punteggio di 90-56 sugli scudi di Fontecchio, con 18 punti e un Datome molto efficace dalla distanza. Ora per gli azzurri arriva la sfida più difficile: chiudendo quarti nel gruppo affronteranno infatti la Serbia, che ieri ha annichilito la Polonia 96-69. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Eccoci, non siamo da sole, due contro due. Allora, Sara, come sentirsi vecchia? Adoro. Quando parli con l'ospite e ti dice: noi non abbiamo Facebook. Vabbè, Gabriele. Così, va così. È la nuova normalità. Nome d'arte? Che nome tuo, che è? Che è anche il mio nome, è vero. E come ti chiami? Blu? Redman. Adoro. Blu perché? Redman, tu sei inglese d'origine? Sì. Sono nato a Manchester e ho vissuto là fino a 5 anni. E poi ti sei trasferito direttamente a Palermo o in Italia? Poi sì. Ma si dice Manchester o Manchester? Manchester. 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 Bellissimo nome. Ti hanno chiamato Blu, è normale il mio, o è estroso anche da noi? Penso che sia il nome di il protagonista di un film a cui piaceva mio padre. Oh, capisci. Da noi si chiamavano... Com'è che si chiamavano i film, quello di Dallas? Swellen? Poi quando c'è stato Balla con i lupi, Kevin? Kevin? E poi ad oggi abbiamo Chanel. Chanel, che lui mi piace tantissimo. Sì, sì. Infatti Gabriele mi diceva: io ho un nome d'arte, il mio collega ce l'ha di suo, di natura. Sì, il tuo nome è? Io preferisco farmi chiamare Slacker. Slacker, che cosa significa? Voi siete da X Factor comunque. Grazie. Sì, 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 sì. Slacker, cioè, vuol dire letteralmente fannullone. Ah. Però... E invece il nome d'arte del vostro collega, del vostro amico? Come si chiama il nome? No, Gabriele Fragapane. Sì? Su Skype ha un sottotitolo. Me l'aspettavo, ecco. Io non lo so, dai, me lo scrivi. Il C-O... Ciglione, Ciglione. No, io non avevo la minima idea. Non lo sapevo, gli avrei detto di eventualmente toglierlo, però... Ma poi fighissimo, no? Tornando a lui, Blu, uomo rosso. Sì, fighissimo. Blu, uomo rosso. Che vuol dire? Redman. Ah, Redman. O man. Man, certo, o man. Man o man. Abbiamo Yasmina. Non tutti abbiamo questa fortuna. Ma ora, da dove venite? Io non vi conoscevo, cioè vi sto adorando. Grazie. Anche qua è un posto molto bellino, mi piace. Cinico come tutti gli adolescenti cresciuti. No, mi piace perché hanno il loro stile, la loro personalità. C'è chi invece deve copiare gli altri. Sì, esatto, esatto, esatto. Mi piace la diversità. Vediamo la mia amica, la personalità. Che mi racconta. Prova audio e cuffie. Ah, questo lo devi abbattere il volume. Ma su Facebook non ci avete nessuno che può condividere. Yasmina sicuramente. In diretta. Ah. No. Allora, queste sono le vostre cuffie quando parlate vicino. Noi la diretta su Instagram ancora non ce l'abbiamo. Però siamo su 102 sul sito, dovunque. Possiamo farla dal nostro Instagram, però... La diretta? Sì. Come vuoi. No, io lo faccio per salire visualizzazioni su Facebook. Ah, dovremmo tra l'altro entrare in radio, quindi mettete le cuffie. Yasmina c'è? E c'è Fragapane? Neanche? Io non posso dire il nome d'arte. Però WhatsApp scrive Ciglione. Vabbè, entriamo con loro. Vertigine, Levante, un po' di vertigini. Sono alti, guarda, un po' di vertigini. Ci sono. Parliamo di musica. Siamo con i New Normal. Buongiorno.
Ciao. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Loro cosa hanno di particolare? Intanto sono giovanissimi. Giovanissimi, sono un gruppo un po' italiano, un po' inglese e hanno un sound già definito, sofisticato e sono anche sponsorizzati, perché qua accettiamo raccomandazioni quando sono così belle, da Yaya Visconti. Yaya Visconti, che è un nome che è una delle signore delle console palermitane, sì, ma internazionali. Beata lei, si è fatta tutta l'estate a Ibiza e diceva: in questo panorama un po' piatto loro hanno un suono maturo e definito. Allora noi siamo contente di iniziare la quinta stagione di Glitter People, dove ci sono personaggi che brillano, con dei giovani che brillano in una maniera molto loro, molto particolare. Intanto voi siete amici, come vi siete conosciuti? Dice di palermitani, ma meglio di valdesi. Allora, sì, noi ci siamo conosciuti poco più di un anno fa, in realtà circa il 5 settembre abbiamo effettivamente messo insieme tutto il gruppo, perché prima eravamo soltanto io e Blu. Prima eravamo solo io e Gabriele, diciamo, alla ricerca di un batterista. Tu che fai e tu che fai? Io suono il basso, sì, e canto. E io invece chitarra e canto. E New Normal, la nuova normalità, sicuramente nome che si riferisce a quello che è il vostro stile, no? Cosa volete comunicare? Ma sì, vogliamo comunicare questa voglia di trasmettere anche sensazioni che magari potrebbero essere già associate al passato, che però comunque si ripetono, l'importante è come lo si fa, secondo me. E voi come volete farlo? In una maniera nuova? Che diventerà un'attualità. Sì, però io voglio sapere tutto, com'è che hanno preso il primo strumento in mano, diciamo, al periodo storico che stiamo vivendo. Sì. Allora, tu nato a Manchester, trasferito direttamente a Palermo a 5 anni, tu invece palermitano. Io palermitano, sì. Vi siete conosciuti dove, come? Valdesi. Facendo il bagno? No, 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 proprio nel contesto. Allora, è stato mio fratello, fratellastro, che mi ha presentato Blu, mi ha fatto vedere qualche video suo, perché prima suonava da solista, ha più esperienza nel campo. Mi ha fatto vedere lui qualche video suo, ho detto: mi figo, lo voglio conoscere. È successo. Dove? Dove? Su YouTube? Su YouTube, sì, su YouTube. Sì, io ho già un canale, diciamo, prima della band. Vedi, si aprono i canali. È importante, noi avevamo il diario. Quindi tu lo strumento quando l'hai preso in mano, come? Per noia. Ce l'hai a casa lo strumento, ho capito, il fratello già suona? No, allora, lui ha iniziato a suonare dopo di me, ironia della sorte, però Blu lo conosceva perché lui sta là. Abita vicino a casa mia. E quindi si sono conosciuti in un contesto non musicale. Poi invece lui me l'ha fatto conoscere proprio... Per noia quando? La chitarra quando? La chitarra circa 4 anni fa ormai, forse anche 5, perché ho iniziato d'estate, quindi sì, forse 5 anni fa. Da solo? Sì, ho messo a posto una vecchia chitarra di mio zio che aveva lasciato in una casa in campagna. È acustica, infatti suonava terribilmente, però... Era scordata, vero? Sì, molto. No, non aveva nemmeno le corde, manico storto. No. Però vabbè, come primo step mi è piaciuto, quindi ho continuato. Ascoltiamo un brano? Sì, Molly. Molly. Nel frattempo lui sta chiamando, siamo su Facebook per 3 minuti. Ma su Facebook si può sentire? No. 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 Purtroppo ormai noi evitiamo di mettere brani e video su Facebook, perché sono bloccata tutta sta andando, la puntata. Quindi sta andando in FM. Quindi come vi siete conosciuti, poi tutti e tre insieme? C'è stato questo fratello che ha fatto da paraninfo. Allora, prima ci siamo conosciuti con noi due. Ok, prima voi due. E poi chi c'è? Chi ti ha chiamato, Mirko? E abbiamo trovato a Fragapane. Ha chiamato qualcuno? Che? Scusa. I New Normal sono un progetto musicale italo-inglese nato a Palermo. Yasmina, più precisamente a Valdesi. I componenti sono 3, basso, chitarra e batteria, rispettivamente Blu Redman, Gabriele Aduca, nome d'arte Slacker, pronunciato all'italiano, e Gabriele Fragapane. I due si sono conosciuti grazie a un caro amico di entrambi, Alessandro Tedesco, poi pensando che questa accoppiata avrebbe funzionato. Un colpo di fortuna nel trovare Gabriele Fragapane. Cantano tutti spesso e volentieri, armonizzando, non c'è un vocalista solista. Non hanno un vero e proprio genere in cui si identificano appieno, è per questo che hanno creato un nuovo space indie, che è comunque diverso dal già esistente space rock, per le tonalità e argomenti ancora più soft. Per il futuro l'unico desiderio che hanno è quello di trasmettere la loro musica, la loro arte e la loro passione a più persone possibili. Questo mi ricordo però un po', cioè nel senso non che è uguale, ma come vagamente, se dovessi trovare... Penso ai Beatles. Esatto, guarda,
Me l'ha detto Yasmina, che non so se l'abbiamo già, quando ci ha segnalato. È un complimento. Sì, ciao Yaya! Li aspetto da una vita. Avevo voglia di vedere i dread nuovi. Io ho provato a contattare. No, vabbè, a vedere. Sì, sì, ti vediamo, ti vediamo. Allora, stavo raccontando che mi hai scritto dicendo, raccomandandoli nel senso bello del termine, quindi abbiamo deciso di iniziare la quinta stagione con questo gruppo, questi ragazzi così originali, così già scolpiti, non definiti, proprio scolpiti, con la personalità matura, pur avendo 18 anni, che al viso lo vedi che sono piccolini, a parte che lui è così alto, lo puoi abbassare anche, perché mi incuti terrore. Sei troppo alto. E Sara ha detto, ha fatto un commento che assomiglia a quello che hai fatto tu, pur non avendolo letto negli appunti, perché non l'avevo trascritto, il sound un po' dei non Beatles. Non sapevo esatto quello che avevi scritto tu. Sì. Sì, sicuramente il richiamo... Per noi c'è, per noi che comunque li abbiamo vissuti, diciamo non abbiamo vissuto quel periodo, però attraverso i nostri genitori chiaramente li abbiamo ascoltati sicuramente più della norma degli adolescenti di oggi. Poi c'è da dire che Gabriele La Duca è figlio anche lui di un musicista, tra l'altro un mio carissimo amico, molto bravo, un polistrumentista. E nominiamolo, perché è stato nominato più di una volta senza nome e cognome. Ah, ecco, no, non sapevo. Ah, non si può dire? Sì, certo. Ah, va bene, no, pensavo che... pensavo, non lo so. però ti sento male. No, dicevo che comunque è figlio d'arte. È figlio d'arte e suo papà ha sempre amato moltissimo i Beatles. Vuoi non vuoi, sicuramente questa... Li ha respirati. È arrivata, sì, è arrivata. Però la cosa bellissima è che loro con questo Space Indie che fanno, hanno veramente... fatto secondo me una cosa molto intelligente, cioè prendere da un passato un'eccellenza, no? un gruppo che ha fatto la storia di tutti i tempi ormai, chiaramente, e l'hanno rivisitato. Andiamo fatto in pubblicità, aspetta, torniamo tra poco. Yaya, resta così, parliamo anche un po' della tua estate. I consigli di Radio... Gelato, la dolcezza a casa tua, tutte le volte che vorrai. Sotto la guida di insegnanti di grande esperienza. L'Associazione Centro Studi Agorà, nell'intento di sviluppare e integrare nuove figure professionali, vi aspetta a Palermo in via Armando Diaz 43D. Telefono 091 475 028. Progetto in collaborazione con Palazzo Chigi, Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. E-Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E-Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E-Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Cara, cosa si mangia stasera? Ma veramente io non saprei. Va bene, ho capito. Chiamo Bordo. Oh, che bella idea! Possiamo scegliere tra pizza e hamburger. Io direi di ordinare un pollo con patatine fritte. Che ne pensi? Hanno anche il pollo? Sì, è la novità di Bordo. Perfetto, sono d'accordo. Grazie, Bordo. Anche questa volta mi hai salvato. E vai! Bordo, asporto e delivery in tutta Palermo. E che dobbiamo fa? Non vogliono più cucina? Radio In. La voce della tua città. Siamo tornati, contributi video abbiamo detto, oppure foto?
No, no, il video non lo mandiamo. Foto non abbiamo? Foto l'abbiamo. Foto abbiamo, sì. Sì, sì. Foto de New Normal. Da quanti anni, quindi, abbiamo detto siete insieme? Un anno. Un anno. Un anno fatto da pochissimo. Ecco, foto particolari scattate dove? Qua ai piedi di Monte Pellegrino, dal lato di Mondello. Praticamente. Questo invece è stato l'Ex Music Fest. Certo, organizzato indipendentemente da molte band di Palermo. Un buon numero. Questo invece è il nostro studio. A Valdesi. E che studio avete fatto? Anche questo è molto indipendente. Ma è suo. Home studio. Home studio. Fighissimo, sì, comodissimo. Sì. Sarei sempre lì tutto il giorno, praticamente. Esattamente. Chi è il più grande tra di voi? Che età? Io. Grande, tipo 20? 23. Ah, mamma mia, un vecchietto. Sì. Più grande di te di un anno. Lei ha sempre 22. Io 22. Per presa di posizione, così. Per sempre. Per sempre. No, penso che verso i 60 ne dirò 40. O 30. Qua siete in tromba dell'ascensore, dove siete? No, 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 sempre in studio praticamente, di lato. Invece nella foto di prima eravamo sul tetto. Questa scelta è semplice, essenziale. Sì, minimalista quasi. Sì. Un poco mi danno mi soggezione. Piace. No, mi piace, mi piace. Sono no, molto forti. No, rispondono con l'essenziale. Allora, c'è ancora Yaya? Sì, sono bella qua. Ragazza, come li hai conosciuti? Quello che pensavo anch'io. Ma io me li ha segnalati Mirko, il papà di Gabriele, da Luca. E io normalmente ascolto, come facciamo un po' tutti, ascoltiamo e poi andiamo avanti, poi ci facciamo la nostra idea e il genere ti può piacere o meno e dai la tua impressione. Io ho messo il primo brano e ho ascoltato tutto l'album senza fermarmi. Grazie. Alla fine di tutto ho richiamato Mirko e ho detto mi piacciono da morire, proprio mi piacciono tantissimo. Sono attualmente secondo me anche un suono nuovo per quello che propone la piazza. Poi certo io sono più specializzata in elettronica, ormai mi sono diciamo dirottata da un'altra parte, però nascendo comunque con il pop, il rock, il jazz e tutto il resto, tutto il mio passato, chiaramente li ho subito associati a dei periodi, ma li ho trovati comunque completamente trasformati e attualizzati. Quindi mi piacciono moltissimo, ci sono le sonorità molto belle, molto atmosferiche. Io direi perfetti proprio perché diversi, perché per ora c'è sempre no, un seguire un certo genere, certe produzioni e quindi hanno scelto il loro stile. Assolutamente. Entriamo in FM così ci salutiamo con Yaya dopo aver parlato un po' di lei e coinvolgiamo l'ultimo elemento del gruppo. Ok. Kungs con This Girl, 12 e 18, sempre con Il New Normal. Seconda parte di Glitter People, prima puntata della quinta stagione. E ci è piaciuto anche proporre un gruppo nuovo, musica diversa dal solito, benché normale per scelta. Loro sono i New Normal, appunto, e a segnalarli è stata Yasmina Visconti Spinnato, che è una singer, una DJ, un'amica di Glitter People, che nel suo essere amante dell'arte, perché quello che diceva poco fa mi è sembrato come quando i pittori propongono ad altri pittori di vedere la loro arte, perché tra voi vi capite, e quindi avendo ricevuto questo lavoro, questo album, nel leggerlo, nell'ascoltarlo, non ha soltanto apprezzato, ma si è sentita pure di chiedere diamo spazio, e mi è piaciuto moltissimo, non solo l'averli sentiti, Gabriele, ci siamo messaggiati più di una volta. Mi sono presa un bel due di picche, Yaya, che mi ha fatto capire che ero vecchia perché ero su Facebook e loro non ce l'hanno. Allora, vabbè, molti non ce l'hanno. Vabbè, dico, molti ragazzi, io ho il complesso ormai sì. Notorio, ma con uno di 18 anni, vabbè, chi non ce l'ha? Vabbè, posso dire vabbè, che noi lo so per lavoro. L'abbiamo creata per l'occasione, la pagina Facebook. Ah, l'avete creata per noi, ma sì, guarda che carini. Vedi, vabbè, però servirà già. Proprio la pagina è importante, immagino, hai capito? Sì. Oggi abbiamo scoperto pure che c'è una piattaforma nuova, tale Twitch, che mi devo andare a le scaricare. Le Witch erano le streghe? Ecco, allora io la mi trovo meglio, non si finisce mai di imparare. Senti, ma nel tuo averli scoperti e assaporati, hai pensato anche una collaborazione, un tour letto di quelli che piacciono a me nei loro dischi? No, sinceramente non ci avevo pensato proprio, ma non perché non siano
non mi piacciono tantissimo, ma perché mi sembrano assolutamente completi così. Certo, poi in un futuro, se vorranno magari riarrangiare un brano in chiave più elettronica, sì, infatti, perché no, magari si può anche pensare di farlo con Electro Space. C'è anche da dire che sono due mondi completamente diversi. Sì, la infatti. Musica è bella anche però, per questa attenzione. Però sarebbe anche questo diverso, chissà, sì, chissà. Esatto. Amica mia, com'è stata la tua estate favolosa? Ma è stata molto bella, devo dire, piena di stimoli, di soddisfazioni e di conferme. Nel senso, andare fuori per me è un modo di ricominciare, ricredere in tutto, ricredere nella musica, in quello che si può, nello scambio di energia, nello scambio di emozioni che c'è fra te che sei dietro la console, persone comuni, musicisti, DJ che vengono, producer di vari generi musicali che sentono la tua voce e dicono ah, vorrei che tu con la tua voce entrassi in questo pezzo che sto facendo. Cioè è stimolante, cosa che chiaramente qui è molto più riduttivo, no? Palermo purtroppo non è una città dal punto di vista dell'elettronica dove hai tanti stimoli. Noi cioè, qui io e i miei colleghi produciamo, però poi normalmente esportiamo, no? Creiamo delle collaborazioni con l'estero o anche in Italia, con delle etichette discografiche con le quali appunto poterci fondere, però proprio come città in sé non è una città stimolante, se non in alcuni posti, perché i posti che noi frequentiamo normalmente sono posti del centro, dove siamo bene o male tutti noi, no? Tutti quelli che si conoscono, tutti quelli che escono, quelli che ancora escono. Poi l'unico posto dove devo dire ho uno sfogo è il Calesa, perché il Calesa è molto, cioè, ci sono moltissimi turisti e ho fatto degli incontri interessantissimi anche lì. Quindi il fatto di avere il Calesa qui a Palermo come sfogo mio personale, dove mi posso esprimere senza nessun tipo di filtro, sono me stessa. Come sono al Nobu di Ibiza, sono al Calesa. Come sono nel locale, all'Element di Ibiza, sono al Calesa. Quindi sono esattamente me stessa e riesco ad accaparrarmi anche una bellissima fetta di turisti che amano quello che faccio, quindi contatti, Instagram, biglietti da visita, e quindi riesco a mantenere anche qui l'entusiasmo. Hai fuso un po' le mie prossime due domande, le nostre prossime due domande, che erano: so che stasera ti esibisci, e quali sono i luoghi più belli di quest'estate, e soprattutto Ibiza, so che è stata la tua seconda casa. Sì, no, lo è ancora, stasera sarò al Calesa e cominciamo per le 7:30, alle 7:30 farò una parte jazz, la parte che ho prodotto, tra l'altro è stato del disco presentato proprio al Calesa 10 anni fa con i Bad Songs, quindi con Giuseppe Urso, Diego Tarantino, Robertino Brusca, insomma un bellissimo album che è stato presentato poi casualmente, vedi un po', al Calesa 10 anni fa. E oggi ho pensato di riproporlo, però soltanto voce con le strumentali originali. Poi si potrebbe anche fare una reunion, la stiamo valutando per quest'inverno, e poi continuo con la mia parte molto chill out, molto, che poi diventa chiaramente sempre più strong, diciamo, verso la fine della serata, quando il livello di alcolico, alcolico arriva al punto giusto. Ci sta. Buona stagione, allora. Tesoro, grazie. Noi ti aspettiamo quando vuoi, quando ricarichi le batterie, ti vuoi riposare un po' per chiacchierare, noi ci siamo. Volentieri. Allora, tornerò magari dopo Ibiza, perché a fine mese si ritorna a Ibiza, adesso ci sarà una parentesi a Panarea con due feste private, di cui ho una alla Raia, e poi di nuovo Ibiza, e quindi appena finisco tutto, verso novembre, vi vengo a raccontare Raia, un po' di cose. Che anche quest'anno ha spaccato, perché eventoni pazzeschi. Pazzeschi. Sì, vabbè, per fortuna abbiamo anche noi qua in Sicilia abbiamo delle chicche importanti che fanno parlare di sé nel una mondo. Perla piccola così, con un'esplosione di musica gigantesca a livello europeo. Esatto. Vabbè, allora saluti i ragazzi. Continuiamo a coccolare noi. Ciao, grazie per la fiducia che avete avuto in me, per averli ospitati, e appunto sicuramente sentiremo tanto parlare di loro, ne sono sicura. Allora, ciao. E adesso ciao. Appunto un altro vostro brano, She Used. E visto che restiamo su Facebook, sì. Chiamiamo anche l'altro componente, così che siamo tutti rispondo. Insieme, parliamo un po' di quest'album, dei vostri contenuti, delle sonorità e anche dei progetti. Assolutamente. Quindi Mirko, a te chiamare.
Gabriele Fragapane. Gabriele Fragapane. Siete due Gabrieli e un blu. È un blu. The B and the G's. Infatti uno dei primi nomi è stato, però BG suona bene, però c'è qualcosa di familiare. Beh, non lo sì, so. Vagamente, diciamo che se devi copiare i Beatles ti chiami pure BG. No, BG's, BG's il gruppo. I BG's io ricordo che li ascoltava mio padre a casa ed è stato uno dei primi gruppi che ho sentito. Avevamo i 33 giri con i BG's e c'era questa musica acuta fortissima. Gli acuti dei BG. Sì, falsetti. Ha una voce molto... E tra l'altro A proposito, cuffie che è ci nato sente. A Manchester. Ah, ecco. Eccolo qui. E siamo 3 su 3. Gabriele Fragapane è con noi. Completiamo quindi altro il stile normal. Abbiamo un po' nel frattempo chiacchierato con Yasmina Visconti Spinnato, amica della radio, amica di Glitter People, che ci ha presentato un po', ci ha fatto scoprire il new normal. E quindi adesso invece con te, per completare il gruppo, parliamo un poco della vostra proposta musicale, del vostro album. Intanto tu, loro l'hanno già fatto, raccontami la tua storia. Come, dove sei nato, quando hai imbracciato il primo strumento? Ok, chiaro. Dunque, allora, io sono nato a Palermo e sono figlio di entrambi i genitori musicisti, entrambi diplomati al conservatorio, quindi mia madre è pianista, mio padre è diplomato in flauto dolce, però suona praticamente di tutto. E quindi già da subito ero piccolissimo, a 7 anni ho cominciato a suonare il violino. Subito dopo ho cominciato col pianoforte, per scelta mia, non influenzato chiaramente da mia madre, e la cosa è proseguita per 8 anni praticamente, finché anch'io ho provato il conservatorio, l'ho lasciato dopo un anno e poi ho cominciato la batteria, perdonate i rumori molesti perché ci sono lavori qua in giro, la batteria è durata da 3 anni ad oggi sostanzialmente e continua ad andare avanti come il mio strumento principale, però di base io sono comunque sempre molto aperto a qualsiasi strumento, qualsiasi proposta musicale. Basso, chitarra, voce? Batteria. E voce. Tutti voce. Tutti voce, ha detto non c'è un vocalist, sono tutti che cantano. Esatto, sì, precisamente. La chitarra di... Pillow House, la canzone dove canta lui per la maggior parte l'ha scritta lui la chitarra, cioè non l'ho fatto. Quindi ci sono momenti in ogni brano in cui magari uno di voi canta un po' più dell'altro? Sì. Perché il brano, c'è chi lo scrive? Dipende, Pillow House l'ha scritto lui, She Used l'ho scritto io, sempre ci aiutiamo perché comunque l'inglese di un palermitano non sempre è uguale all'inglese di un ragazzo di Manchester. Quindi tu la pensi e la scrivi in inglese? Sì, parto dalla base in inglese, poi blu dagli ultimi ritocchi, se è il caso. Ad esempio per quindi sei il Google Translator del gruppo. Praticamente in un certo senso. Per la pronuncia più che altro, sì, è per alcune espressioni che magari non si possono utilizzare, però ad esempio per l'ultima abbastanza scorrevole, per l'ultima che abbiamo fatto, sì, ancora sta migliorando. Sì, non diciamo il nome. E raccontateci quali sono i temi caldi, quello che vi viene dal cuore. Allora, tutti insieme non ci affogliamo. Vabbè, intanto l'ultimo album che è uscito parla di d'amore, diciamo. Quanti ne avete fatti? Uno solo. Quello di debutto. E diciamo che... Che si intitola? Romance. Romanzo. E quanti pezzi sono? 10. Ah, figo. C'è da dire che appunto sì, i temi che trattiamo sono l'amore. Molly infatti chi è? Molly è una ragazza che ho conosciuto e che conosco tuttora abbastanza bene. E si chiama Molly proprio? No, è un acronimo, diciamo, c'è un giro abbastanza largo per cui sono arrivato a questo nickname, cioè... Lei si chiama Martina, però cioè da là a Molly ci... cioè, perché si chiama di... Marco di cognome. Okay. Abbiamo fatto tutto, proprio scoop, nome e cognome. Tutto live. Ma di che siamo anche un po' psicologhe. Vabbè, comunque, MDMA, che è il nome appunto di una droga, che però può essere anche chiamata Molly. È un gran bel giro. Ecco, anche come molto, molto Beatles, ti ricordi quello che attraversava la strada? Ma era il funerale di... Abbiamo la pubblicità, aspetta, 3 secondi, no, vero, non ci sentiamo. Restate con noi!
I consigli di Radio In. Passa anche tu a Sky Wi-Fi, premiata da Ookla come la rete fissa più veloce d'Italia. Ultra velocissima! A 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli. Vienici a trovare nel nuovo punto Sky in via Sciuti 68. Ti aspettiamo con tante altre novità da mostrarti. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverai incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa firmati Casanova. Consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via Generale di Maria 83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo, se non vuoi perderti le ultime promozioni, seguici sui social. Un luogo senza tempo, un panorama mozzafiato sul mare, i colori intensi della caletta di Sant'Elia. Preparati alle emozioni con Escambrè, dove la cucina di mare mediterranea, la pizza napoletana e le atmosfere da lounge bar si incontrano. Escambrè, caletta Sant'Elia, via Torre 6. Preparati alle emozioni. Per info e prenotazioni vai su www.escambrè.it o chiama il numero 345 44 63 076. Università in vista? Scopri i corsi di laurea dell'Università LUMSA al centro di Palermo. Da giurisprudenza ad economia, da formazione primaria a servizio sociale, da scienze dell'educazione al nuovo corso di digital marketing. Registrati su lumsa.it e partecipa all'Open Day di sabato 10 settembre dalle ore 9:30. L'Università LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it. Devo vendere casa. L'immobiliare che mancava. La voce della tua città. Sono sola. Mi hanno lasciata sola, il che non è sempre un male, a volte pure piacevole. Prima puntata di Glitter People della quinta stagione, oggi venerdì 9 settembre, qua a Palermo è agosto ancora, ci sono forse 40 gradi. Noi in questa seconda parte abbiamo parlato di musica con Yasmina Visconti Spinnato, con i New Normal che sono qua, stanno tornando a pezzettini, c'è Gabriele Fraga, il Fraga è collegato su Skype e stiamo parlando di questa proposta musicale. Poi però restate con noi perché gli ultimi 20 minuti della puntata parleremo anche un po' del numero di Glitter Sicilia, che è stato distribuito nel cuore dell'estate, racconta luglio e agosto in attesa del prossimo di settembre. Vediamo un po' quali sono state le feste e i party più belli. E ora con i ragazzi abbiamo parlato di Romance, il primo album dal vostro incontro, meno di un anno, la vostra vita insieme. 5 settembre. Con te, quindi un anno. Sì. Con temi romantici. Molly è una canzone scritta per una ragazza. E poi tu, del tuo essere un inglese che vive a Palermo, che cosa metti? Cosa ti manca intanto? Perché 5 anni hai lasciato, quindi... Vabbè sì, 5 anni non sono molti, però comunque... Crescendo con mio padre ho sempre avuto questa, diciamo, come si dice, lore dell'Inghilterra, sì. Storie, cultura, tradizione. Cultura, hai, diciamo, questa doppia vita, questa doppia anche anima. Io sì. Da esterno posso dire anche modi di fare. Brit. Cioè, che cosa gli vedi di particolarmente inglese a lui? È il savoir-faire. È decisamente... Elegante? Elegante, si poggia leggero? No, allo stesso tempo rustico a volte, dritto al punto. Mi piace rustico. È bello perché, allora, secondo me, attenzione, grazie. È spregiudicato talvolta. Di nuovo pubblicità? Vabbè, si può dire questa, la pizza rustica. Gabriele, tu che Gabriele, il cognome, aspetta. Fraga. È Gabriele, il Fraga. Tu che spezia metti nel gruppo?
Vabbè, che domande, oddio. Non so, a parte senso, il capello. Alla fine ho musicalmente praticamente influenze di ogni tipo, quindi per quanto riguarda il momento compositivo sono sempre molto, diciamo, improntato all'adattamento per quello che necessita la canzone. Io quindi... infatti suggerivo qualcosa regista, però non è una, è una cosa che riguarda il tuo nickname, che non si può dire in radio. No, abbiamo apprezzato tutto il tuo nick di Skype, ecco. Sì, grazie. Il suggerimento sincero, è se almeno. Il, quindi il principale, l'unico, sì. Con la C maiuscola a questo punto, così si capisce che è. Esatto. Il nome è proprio. Il cretino. No, a no, me, no. Io una volta... James Brown, 12:36. Stavamo chiacchierando un po' con i New Normal, Gabriele da Duca, Gabriele Fragapane e Blue Redman, cioè Blue, che è il nome vero, uomo rosso. Nome d'arte di natura, no, uomo vabbè. Rosso, perché lui è un British a Palermo. E quindi stavamo un po' esplorando le personalità di questi tre ragazzi giovanissimi, 18, 23. Tu, Gabriele, quanti? Anche io 18. 18. Così è normale. New normal. Vabbè. Niente, io la prossima volta non lo sto in radio. Mi apro un asilo, fratello. mi sto vendicando della battuta su Facebook. E poi tu non hai fatto. No, l'ha fatta la cattiveria. Perché dopo che io ho detto. Mi ha detto: noi non siamo su Facebook. Allora io ho detto: mi sto sentendo vecchia. Rispondo io in attesa di sentirmi dire: no, non è vero. Lui risponde. Ci sta. No, ci sta Facebook come social. Neanche quella ci stava in diretta. No, ci stava Facebook come social, però non è abbastanza valorizzato da noi giovani. Non lo consideriamo più di tanto. Tutto qua. Sì, sì. In America stai di nuovo crescendo, ho letto, però... fate diciamo... bene con tutti i soldi che si frega da noi. Penalizzandoci, facendoci impazzire. Infatti noi non abbiamo potuto ascoltare qui nella diretta di Facebook, non ci sarà la possibilità di risentire i brani, ma vi rimandiamo perché sono andati però in FM sul sito per chi era collegato. Ma dove possiamo sentire le vostre canzoni? Spotify? Tutte le piattaforme, Spotify. Dicono sempre YouTube, tutte le piattaforme senza dirle. Voglio sentirle. Allora, Spotify, YouTube, Apple Music. Amazon Music. Vostra pagina Instagram? New Normal, sì. Anche là siamo presenti anche su Però Instagram. Vedi, YouTube è un social molto più vecchio, prima ancora di chiamarsi social, perché non si chiama social YouTube. Però resiste. Sì, YouTube resiste perché YouTube vabbè, è sempre anche per al passo. I video, diciamo. Però gli shorts video non mi fanno... Cioè, nel senso, no, bisogna vedere se... di TikTok. Sì, infatti, da capire. Quindi noi vi troviamo su questi canali, ma farete anche dei live? Ecco, la prossima domanda, quella conclusiva, è a tutti e due, Gabriele e a Blu, i vostri progetti e i desideri. Allora, progetti e desideri, diciamo, appunto sì, come avevamo già detto poco fa, vorremmo soltanto riuscire a trasmettere alle persone quello che veramente sentiamo con la nostra arte. Ma fisicamente c'è un locale dove volete esibirvi? Fisicamente... Allora, date non abbiamo in programma. Non proprio, ce ne sarebbe una presenza. Ce n'è una che stiamo ancora organizzando, forse il 30, è però ancora tutto da vedere. Da vedere. Diciamo. Comunque, per chi fosse interessato, è abbastanza plausibile come data, perché sarà... Dove ci sta la vecchia cartolibreria De Magistris, che adesso è chiuso, sta aprendo là un museo didattico, probabilmente ci si vede. Bello, hai visto? Bello. Allora io, in tipico stile cinico mio, è un po' glitter, vi auguro cuori spezzati per scrivere grandi brani. Veramente, vengono o comunque belle esperienze. Cioè, Gabriele, tu sei un romantico o sei più il Latin lover della band, quello un po' sciupa femmine? No, alla fine anch'io ho un animo abbastanza romantico da sempre, sì. Che poi... Tra l'altro non so se ne avete già parlato quando io non c'ero, ma in progetto c'è anche l'uscita del videoclip di Molly. Ecco, no, bravo! Non avevamo parlato. I fanciulli qui sono un po' timidi. No, volevamo lasciarci l'esplosione alle spalle. Poi, a proposito di cuori, di quelli spezzati, di personaggi della musica, cioè io penso che il gruppo più in voga in questo momento, internazionale, in Måneskin, cioè lui è di un noioso con sta zita che è pesante, che parla solo di malattie di utero. Ma che palle!
Chi parla di malattie di della... Sta Giorgia Soleri, che io me la ritrovo sulla bacheca di Facebook ogni 6 minuti e non capisco perché. Vorrei un tasto per blocca tutti i contenuti che contengono le parole Giorgia e Soleri. Ma che ne pensate? Io non ne sapevo niente. Non avevo la minima idea. Siamo fuori su Facebook, ma anche su Instagram. Ma sì, è la fidanzata di Damiano di Maneskin. Invece di essere una gran figa drogata, e ai miei tempi così erano, cacchio, le star della, è una che parla di malattie e si lamenta del cinema, che poi se ne va al vabbè, magari cerca di sfruttare l'attenzione che mediatica, che due palle, ma è tipo Gemma di Uomini e Donne. Vabbè, forse una rottura un po' di palle effettivamente. Io direi che una volta siamo. Uno ha commentato perché sono tutte queste cose di questo tizio, perché, cioè, la gente è violentata. Andiamo, salutiamo, andiamo nostri, da un'altra parte, e salutiamo i nostri e ragazzi, dire, mamma facciamo mia. Gli in bocca al lupo, ciao, stranamente ci sono i Måneskin, ecco, mamma mia, mamma appunto, mia, appunto. Mamma mia. Salutate, ciao, 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 a presto, ciao, è stato ragazzi. Un piacere. Facciamoci il selfie. Il cartonato di Gabriele Fai la palla. Mettete, fate la faccina di Gabriele. Vedere, posso vedere. Vabbè, se non si può incollare da qualche parte. Ci pensate voi. La stampiamo velocemente. Non so. Vabbè, lo metti in telecodino. Venite, venite. Cosa prendi una foto di Fraga. L'hanno messo per l'apertura. Tonella. Devo mettere le basse. Prendi una foto di Fraga. Prendi una foto di... Dici che non sono elegante. La prendi, la zoomi e la metti accanto a voi. Distacco questo. Guarda che questa è violenza e poi Facebook ti spamma. Zitta. Una foto di Fraga. Sono stata bloccata di nuovo. Ve l'ho detto, sono stata bloccata di nuovo da Facebook. Ma che strano. 6 giorni sto figlio di... Dal 31 agosto fino a seguire. Perché ho detto a una che secondo me era di cultura piuttosto modesta per pensare di poter affermare assolute verità. Con questi termini? Sì. Velleità? Verità. Ah, ok. Questa stronza mi ha segnalato, no, questo. Sì, 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 vabbè, proprio. Prendi questo. Cioè, capito, neanche una parolaccia c'era. Questa. Sì, sì, gli ho detto ignorante, ma non è che era sto diretto. Ignorante nel senso che ignoro. Ok, ok. No, nel senso che era una... Mettimelo qua. Aspetta. Raga, sempre nei nostri okay. cuori. È dritta, l'hai fatta. È dritto. Che ti serve? Ok. Hai visto che abbiamo recuperato anche il quarto, il terzo. Meno male che adesso fatto. Mamma mia, perché veramente. Ragazzi, in bocca al lupo. Grazie mille ancora di tutto. Grazie a voi. Madre. Siamo madre. Stati la prima intervista? Sì. Prima intervista. In assoluto. Portiamo loro. Bene. Eh sì, se ne notate assai. Tocchiamo ferro però. No, porta bene. Che più pesante di me. Grazie ancora. Ciao. 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 A presto. Lo lascio qua così non inquino. Mircuccio, tu ce li hai i... Perché non sapevi dove metterle. Ti mando i testi. Bene, perché tra 30 secondi rientriamo in radio, quindi andiamo subito a glitter. Tra 33 trentini entrarono a Trento. Ci glitterizziamo. Conti e 33 glitterizzando. Posso dire questa cosa? Sì, sì, puoi dire tutto quello adesso che adesso non vuoi. Mi riesce bene come sono allora, riuscita. Allora, appunti per me. Sei pazza, ti sto ancora ascoltando. Ciao, Yasmin! Esatto, è una pazza, una folle. Che poi l'ha ripetuto due volte, sia Cap che anche di Giorgia. Tipo, se ti propinassero lei per un'intervista? No! Che io devo chiedere quante volte vale il ciclo? Se mi danno Damiano. Sì, mamma mia. Anche Maneskin. Mezzo nudo me lo piglio. Ma... Sì, sì, tanto siamo, rientrati in radio. Vabbè, un attimo. Tanto comunque è allora, sempre svestito sul palco. Il primo giorno di scuola non si interroga mai. Non è che potete venirmi a fare a me adesso la morale che è il primo giorno della quinta stagione di Glitter People. Però una mora sì, te la facciamo. La morale, una morale. Mirko, che cosa abbiamo per catapultarla dal 13° piano al centro della città? Purtroppo abbiamo il giornale influencer. Abbiamo il giornale influencer che ogni tanto mi tocca, no? Parlare anche un poco di casa mia. Ti tocca.
Questo artista si canta Sarapriolo. Non si interroga il allora, giorno. Allora, Sarapriolo, vediamo le grafiche, perché è uscito il secondo numero di Glitter Magazine. Il magazine, anzi, Glitter Sicilia, il magazine Influencer. Ogni quanto Influencer esce? Contro amici. Ogni quanto diciamo ogni mese. Okay. Ogni mese. E quindi è uscito durante l'estate. Noi avevamo già interrotto la nostra bella trasmissioncina, quindi te lo sto sbattendo adesso. Tutte pille e papallotto per questo numero. E poi a settembre ci sarà il nuovo numero. Ecco. Questo è un party pazzesco. Ah, si vede qua, non c'è bisogno che ti mando il testo. Bravo Mirko. Questa è la copertina ufficiale. No, sono tutte copertine. Mm-hmm. Glitter è particolare perché... La prima intendo, di questa seconda. La prima della stagione, ma sono tutte copertine perché tu sfogli col dito e poi clicchi sotto scegli l'articolo. Glitter Party, torno a must dell'estate glam palermitana, il party bulgari di Fecarotta, che era ovviamente sospeso da un paio d'anni per le note ragioni. Ogni anno il party di Fecarotta propone sempre qualche cosa di spettacolare, che sia uno spettacolo in sé oppure ospiti. Quest'anno è stato la rinascita della mondanità palermitana con la rinascita di Villa Egea, che era splendida, questa villa in grande spolvero con tutti i lavori fatti e i personaggi che ospitano, insomma, che sono gli ospiti di Giuliano Fecarotta, sono sempre quelli della Palermo più ricercata. È stata una bellissima festa nonostante i 40 gradi, molto molto scenografica. Chic. Ed è tutto raccontato su Glitter, glittersicilia.it. Seconda pagina. Ovviamente Glitter racconta molto circoli, racconta molto la mondanità prestata anche al sociale, con l'impegno. È stato un periodo di avvicendamenti, passaggi di campana si chiamano. Noi abbiamo raccontato Zonta Palermo Triscele, Caterina Di Chiara, confermata presidente, una cara amica, sensibile alle esigenze della società. Questa foto mi piace perché ritrae Elio Cardinale, che è l'ex presidente del Cerisdi, un grande studioso di medicina, presidente della Società Italiana di Medicina, anche la moglie, il magistrato Palma, e anche Gaetano Armao, che è un caro amico, un personaggio politico, e la stessa Caterina. Anche qua tutti i dettagli. Terza. Questo è stato un party pazzesco, il party di Alfredo Barbaro. Alfredo Barbaro è Palermo, la sua famiglia è Palermo, la storia Palermo legata al mare, un armatore che è la cosa più bella di questa festa e della foto, secondo me, è il completo di Alfredo, comprato in uno dei suoi viaggi esotici. E si vede. La splendida casa di Fondanfossi, la gioia di vivere, la gioia di festeggiare, stare in compagnia, gente molto bella, evidentemente. E c'è stato anche un ospite che si è tuffato in piscina di sera tardi. Dai. Cioè io vecchiettissima, fredda, c'era Manola DJ mitica, stavo chiacchierando con lei, stavo scendere dalla croce un po' di gente di Palermo e abbiamo sentito gli schizzi del tuffo. Andiamo alla quarta pagina. Quarta, vabbè, l'abbiamo vissuto in diretta noi qui con Glitter, no, con la tua trasmissione con Hello People. Sì, in ci collegamento. Siamo sentite in collegamento mentre io ero, diciamo, nel pre-sfilata al circolo del tennis di Palermo. Ero insieme a Marzia Di Gaetano, ma di Creazioni, che ha avuto questa idea di coinvolgere stavolta il circolo, il CT1, con altri stilisti. Insomma, una bellissima festa sul prato, una bellissima festa a bordo piscina. In cui le atlete poi... Sì, ha trasformato le atlete, le tenniste del tennis in modelle. Vedi che ormai i pezzi di glitter li sai meglio di me. Vedi, poi dici che non ti seguo. Intanto abbiamo l'ultima pausa e poi torniamo per commentare le pagine di glitter. I consigli di Radio In. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81.
Presso l'Associazione Centro Studi Agorà sono aperte le iscrizioni per i corsi di scrittura e pensiero creativo, arti audiovisive e cinema, social media marketing, teatro e AutoCAD 2D 3D. Se hai fra i 18 e i 35 anni, puoi iscriverti subito ai laboratori e partecipare gratuitamente, sotto la guida di insegnanti di grande esperienza. L'Associazione Centro Studi Agorà, nell'intento di sviluppare e integrare nuove figure professionali, vi aspetta a Palermo in via Armando Diaz 43D, telefono 091 475 028. Progetto in collaborazione con Palazzo Chigi, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a mille usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Per chi ancora non lo sa, la 12ª nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12ª nota, per noi di Radio Inn, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Radio Inn, la voce della tua città. Tornate, il solito Hello People? Little People? Ah, Max Gazzè, il solito sesso, vedi come sei. E allora, seconda, anzi ultima parte di Glitter People, prima puntata, quinta stagione. E abbiamo un po' ritagliato questo ultimo momento dopo tanta musica con i New Normal. New Normal. E ancora siamo state al Festival di Venezia con Francesco Cospolici, poi abbiamo chiacchierato sulla Palermo Comic Convention con Riccardo Orsini. E adesso parliamo un po' di Glitter Sicilia. Ovvio. Che... Il partner di Radio Inn e Glitter People. Ma andiamo alla prossima locandina, la quarta o la quinta se non sbaglio? Sfogliando le copertine di Glitter Sicilia, che è tutto copertine abbiamo detto. Intanto leggo Main Sponsor Bologna ed è un ringraziamento che volevo fare a questo grosso brand, questo grosso marchio palermitano nel settore dell'elettronica, ma anche delle lampade, mobili da giardino, che è stato il primo da quando Glitter ha fatto questa svolta magazine a investire, a unire la sua immagine alla nostra, e insomma noi siamo felici di averla avuto come nostro piede di ogni copertina da due numeri. E poi c'era anche Madì, ho visto. Sì, poi ci sono questo è il main sponsor, sì. Poi ci sono delle collaborazioni, delle partnership con Madì Creazioni e con Fecarotta, esatto, i nostri partner. E quindi adesso andiamo alla quarta copertina, non so quante ne abbiamo già viste. Bella. Torna indietro Mirko perché non l'avevo ancora letta. Artetica, Glitter Opening, perché le aperture ci piacciono moltissimo e ci piace anche l'arte. Le mostre, Teleamiche Bollicine, Festoso Opening alla Galleria Artetica di Palermo. Ed è una galleria particolare perché è di mamma e figlia, che sono socie, che sono partner, che sono sodali nel loro amore per l'arte. Loro in comune anche hanno il papà e marito, che è un grande pittore contemporaneo, e quindi insomma è tutto in famiglia. E questa prima mostra è la nuova gestione della mia amica Esmeralda, a cui faccio tanti in bocca al lupo. La salutiamo? Vai avanti. Glitter Party Candeline, 40 anni color smeraldo per la soprano Sanam Igani al Lido Reef. Sanam, che è stata anche nostra ospite, una persona deliziosa che con la sua voce ha accompagnato molte sfilate, molti eventi, e questa scelta dello smeraldo per festeggiare Stupendo. Le candeline e mi era piaciuta molto tantissimo. Glitter anche. Molto glitter. Ho visto una foto con una tavola che Fabio Greco le ha organizzato, decorata con il sushi, e lei in vera smeraldo ha detto devo averti. Ovvio. Quante ne mancano per le FM? Eccole. Andiamo veloce.
12.54, ancora foto, sfogliamo digitalmente, o com'è giusto che sia, Glitter People, Glitter Sicilia, Glitter People, il programma Glitter come Sicilia. Si fa, perché la newsletter arriva in digitale, è un esatto. magazine digitale ormai, però con alcune caratteristiche dei magazine tradizionali, come la copertina, che si era un po' persa, per questo abbiamo fatto focus su questo, tutte copertine. Esatto. E andando avanti, dopo quelle che abbiamo già sfogliato, ancora circoli, abbiamo detto che noi siamo vicini ai circoli cittadini, anche i club service, consegnato a Roma il Costa Normanna International Premio Federico II con il mio amico Di Franco, Pippo Di Franco, che è anche caro amico di Licia Raimondi, Premio Soluto, insomma iniziative che ci piace ospitare. Andiamo avanti, Glitter People, medaglie a 76 giornalisti, cerimonia all'ordine, l'ordine, il tesserino, questo ambito traguardo che si prende con tanto amore, non so quanto ne ricambi poi il tesserino di amore, però fa sempre piacere, e l'ordine tende a sottolineare chi ha una certa anzianità con queste feste periodiche che noi abbiamo ospitato con tutti i nomi dei premiati. E poi ancora nozze. Nozze, ma le nozze sono quelle, il fiore all'occhiello di Glitter, giornalisti Fili d'Arancio, Federica Raccui ed Emanuele Termini, sposi alla Cappella Palatina. Federica, che peraltro non è diventata il nuovo direttore di Palermo Live, esatto, con il collega Emanuele Termini, bellissimo matrimonio, tutti i dettagli che mi piace dare. Gira questa sfoglia. Molto glitter, direi. Glitterissima Cinzia in Candela, i 40 anni, gioia per i sensi alla tenuta Cala Muletti, gioia per i sensi, perché ha giocato un poco con gli odori, con i sapori, con i colori. Lei è un noto medico chirurgo, un medico estetico. Esatto. E quindi la bellezza non poteva non esserci. Lei ha scelto il bianco, le altre tutte in nero. Quindi un only white for total black. Anche eccola. Questa sfilata è stata ospite prima della chiusura di Glitter People, Glitter Style and Fashion, con Rosy Di Simone, torna alla moda all'ippodromo, incanta la danza di Clady. Questo bellissimo evento che c'è stato all'ippodromo, il caldo non era quello di questi giorni, ma un poco ci mancava, con la splendida Monia, nostra speaker di Radio In, e Ottavia Amato, che hanno intrattenuto il pubblico per questo evento moda, che è stato anche spettacolo. Clady, la prima volta che lo vedevo dal vivo, veramente molto molto bravo. Eh sì. E ancora circoli, passaggio di campana, ruota di Palermo, Bruno Calandrino subenta a Pivetti. Bruno, che è anche un ex alunno del Gonzaga, e quindi caro amico, c'è anche la Galla, Roberto La Galla, che era appena stato eletto sindaco sì. di Palermo. E abbiamo finito, perché è tornato il Glitter Party, che è la prima copertina che si può sfogliare. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. È 57. Prima della chiusura, Glitter si può trovare sul sito glittersicilia.it, su Facebook alla pagina Glitter Sicilia, su Instagram. E per arrivare alla newsletter è un po' un club, il Glitter Club. Quindi si entra su presentazione. Chi è interessato, trovi qualcuno che mi è iscritto piace. E si faccia presentare. Salutiamo Amalia, no? Certo, salutiamo la mitica Amalia Giordano, che è la curatrice del marketing e della comunicazione di Glitter Sicilia, con la quale è nato questo progetto del magazine che portiamo avanti. Ancora un saluto a Bologna, spero di avere Gabriella Bologna, che diciamo è il mio referente per questa grossa azienda tutta familiare, che è un po' timida, mi sa che è timida, ma la costringerò, convincerò anche lei a venire in radio a raccontare come si vive in un mondo che è un po' maschile, diciamo. Infatti, quindi anche molto interessante la sua prospettiva imprenditoriale al femminile, la sua storia. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, puntuali come sempre, dalle 11 alle 13. E tutti i giorni con Hello People, con la mia amica Sara Priolo, dalle 11 alle 13. Buon weekend! Ciao! Ciao.